Allora, sono qua con SolidWorks e mi sono creato questa superficie nei video precedenti che è un nastro di Mobius e volevo far vedere provando con un assieme così via, provando con una sfera, però non è facile crearlo col motion. E allora semplicemente ho fatto una ripetizione. Questa ripetizione guidata dalla curva con SolidWorks e in pratica ho creato questo che rappresenterebbe una specie di persona umana che cammina e dunque man mano cammina rimane tangente comunque diciamo al nastro, dunque passa in questo modo qua, arriva, cammina, va sotto, ok, va sotto, poi da sotto ritorna sempre tangente al nastro in questo modo qua, poi si alza e ritorna alla posizione dove era prima di partenza. Ecco, questo dovrebbe, se è corretto, dovrebbe essere così, cioè cammina, cioè si alza da questa parte qua, poi piano piano si piega, va a 180 gradi rispetto alla posizione iniziale, ok, in questa posizione qua, e poi ricomincia a risalire passando di qua. Spero che sia giusto, ecco, dovrebbe essere così l'interpretazione. Io ho fatto ripetizione, ripeto, questa ripetizione guidata dalla curva e me lo fa così, dunque dovrebbe essere giusto. Comunque, diciamo che io sono sempre nella posizione opposta rispetto a questo. Ecco. Più si avvicino, poi teoricamente potrei essere questa distanza tra qui e qui praticamente zero e questi qua sono all'opposto e dunque dovrebbe essere teoricamente giusta. Quando è qua, questo è l'opposto, a questo punto sono opposti e dovrebbe essere giusta. Comunque, alla fine, una persona che cammina, facendo il suo percorso, alla fine ritorna alla posizione iniziale. Ecco, niente. Spero di essere stato chiaro. È una curiosità, ecco. Una curiosità e vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.